Si fa presto a dire viaggio in aereo. Uno degli spettacoli più interessanti è il passaggio attraverso le porte del metal detector. Ti fanno togliere la giacca, le collane, l'orologio, i bracciali, la cintura, a volte anche le scarpe. Manca solo il sottofondo di You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. Sì, ma anche cellulare, fermacravatta, monetine, mazzi di chiavi, e se hai un piercing sulle parti intime, non potendoti spogliare integralmente, ti fanno passare insieme ai bagagli sul nastro dei raggi X, che è un modo come un altro per farti una tacca a spese loro, insomma, conviene. Vogliamo parlare del cosiddetto bagaglio a mano? La gara è a chi riesce a portarsi dietro quello più grande, perché se lo spedite possono capitare tre cose: o che voi siete diretti a Roma e la valigia finisce serenamente in Nuova Zelanda, o che la valigia la ritrovate non più avvolta nel cellofane senza macchina fotografica dentro, o che la valigia non la ritrovate. Pio. Raccomandazione: non prendete posto vicino al finestrino, ma non perché guardar giù spaventa, piuttosto perché quando ci si alza per andar via il 100% delle volte si dà una craniata sulla cappelliera. Entrare nell'aereo è piacevole, perché delle graziose assistenti di volo vi salutano con un radioso buongiorno, tranne nelle compagnie low cost, inserite nelle famose liste nere, dove invece per precauzione vi dicono addio. Scherzo, non bisogna lasciarsi prendere dal panico, anche se è difficile, visto che appena seduti vi mostrano il sacchetto per vomitare, il salvagente per l'ammaraggio e la maschera per l'ossigeno. Capirai che allegria. Alcuni, i più ansiosi, a quel punto cominciano a sudare freddo, ed è proprio per evitare gli effluvi di questa sudorazione che vi regalano una salviettina profumata. Tipico è poi quando chiedete in volo se è possibile andare al bagno e vi rispondono che non si può perché c'è una turbolenza e l'aereo ballonzola. Che voi dite: guardi, è proprio perché c'è una turbolenza e l'aereo ballonzola che me la sono fatta addosso. Però nonostante tutte queste paure, comunque noi non dobbiamo fare allarmismi e dobbiamo ribadire che secondo le statistiche volare non è rischioso, e smettere di volare mentre si è ancora in aria che è sconveniente. Eh sì, si fa presto a dire prendo il taxi. Teoricamente il taxi si prende in una città che non si conosce, quindi la cosa strana è che il tassista chieda a voi dov'è la via che vi avete detto, tipo: e che zona sarebbe via Scarlatti? Non lo so, so solo che si chiama Scarlatti. Ma non è quella dopo l'ex fabbrica di macchine? Può essere, io non sono di qui. Non è che via Scarfoglio, no, perché io conosco via Scarfoglio. Vuole andare in via Scarfoglio? No, devo andare in via Scarlatti. In questi casi c'è una sola cosa da fare: andare in via Scarfoglio e farsi venire a prendere. Beh, un trucchetto ci sarebbe per evitare questi inconvenienti. Se arrivate a Treviso e il tassista ha gli occhi a mandorla o la pelle nera o calabrisella mia pompa nell'autoradio, probabilmente non è proprio di Treviso Centro. Il taxi è un mondo magico, è bene saperlo. Voi entrate e come per magia il tassametro segna già 7 euro. Se lo chiamate al telefono ricordatevi di farlo con un po' di anticipo, diciamo 20-30 ore prima, che è più o meno il tempo che vi fanno restare in attesa a sentire una musichetta registrata. Di solito il tassista prova a interagire. Se siete uomini la butta sul calcio, quindi preparatevi un'opinione sul mister. E se siete donne la butta sul tempo, freddo, caldo. Se siete gay, sono cavoli vostri. Alla fine del viaggio non fate caso alla cifra indicata dal tassametro. Quella che vi chiedono è minimo il doppio, perché c'è la tariffa notturna, festiva, extraurbana, con bagaglio al seguito e passeggeri superiori a uno. Anche se siete in pieno giorno di lunedì da soli, senza neanche un borsello e avete fatto solo il giro della rotatoria davanti alla stazione. E portatevi sempre delle monetine. Il contratto collettivo dei tassisti prevede che si debba fingere di non avere il resto, così che voi sempre di fretta diciate loro: tenga pure! In ogni caso, il taxi resta il modo più veloce per conoscere una nuova città, perché per raggiungere la vostra destinazione vi fanno fare un giro lungo e assurdo. Già, ricordatevi che uno dei principi fondamentali della geometria è che la distanza più breve tra due punti è la retta, purché non ci si vada in taxi.
si fa presto a dire «prendo l'ascensore». Intanto non è affatto detto che riusciate a prenderlo l'ascensore, perché tranne degli anziani gentiluomini ormai in via d'estinzione, nessuno vi aspetta quando vede che siete appena entrato nel palazzo, anzi si affretta come se voi aveste la peste e invece avete solo l'influenza dei polli. I motivi per cui di solito non si vuole condividere l'ascensore con gli altri sono due. Il primo è che se c'è uno specchio non ci si sente soli e dunque si può approfittare per darsi una pettinata, aggiustarsi la cravatta, togliersi il prezzemolo tra i denti o schiacciarsi un bel furuncolo. Il secondo, molto più serio, è che per sostenere una conversazione in ascensore devi essere un esperto di frasi fatte e luoghi comuni. Questo è un piccolo campionario di perle di saggezza raccolto negli ascensori di tutta Italia. Comunque, ai miei tempi ci si divertiva con poco. Oh, io digerisco anche i sassi. Tanto alla fine siamo tutti cornuti. Tutto sommato, come di seta l'acqua non ce n'è. C'è da dire che ai cani gli manca la parola. Ah beh, in fondo il blu va su tutto. Ah sì, cara signora, siamo in Italia. Eh già, oggi se non hai la laurea, vedrà, ci faranno pagare anche l'aria che respiriamo. È un classico, lavi la macchina e il giorno dopo piove. Certo che i culi delle brasiliane... A me fanno impazzire quelli che dopo 20 anni non hanno ancora imparato a leggere le freccette che vanno su o giù e quando si apre l'ascensore di fronte a loro chiedono sempre «sale o scende?». Io non li amo molto gli ascensori perché c'è sempre il rischio di entrarci dopo la tipa che si è pucciata nel profumo o è salita col cane bagnato o ha mangiato aglio crudo. Più divertente invece se quello prima di te si è fatto una canna. Entri incazzato nero ed esci euforico come un animatore, organizzi trenini con la signora del terzo piano e corse coi sacchi con la portinaia. E poi vogliamo parlare di quelli che leggono la targhetta sulla portata massima e ti guardano male perché per loro sei troppo grasso? O quelli gentili che per aspettarti bloccano le porte col braccio alla ricerca della cellula fotoelettrica e se lo tranciano? E quelli che ci incidono graffiti in cui rivelano chi è la più maiala del condominio? O quelli che ti terrorizzano con storie di blackout e tu ti tocchi? Ma che ne parliamo a fare? Tanto l'ascensore non arriva e non arriverà mai, perché quelli degli ultimi piani chiedono sempre male le porte. Buona scalinata.